Ciao, benvenuti sul canale Aurora Star. Oggi la ricetta della pasta ai surimi, gustosa. Cominciate a mettere sul fuoco una pentola piena di acqua che vi servirà per ottenere la pasta. Ma ora prepariamo il sughetto. Il mio surimi è impacchettato a tre pezzi e quindi io lo vado ad aprire e a tagliare in più parti. Lo vado a separare perché questi bastoncini risultano attaccati l'uno all'altro. In una pentola metto un filo di olio di oliva, esso ci servirà per soffriggere una cipolla. Io ho tagliato con una mandolina una piccola cipolla rossa che sono andata a soffriggere. Una volta raggiunto il livello preferito di imbiondimento della cipolla, ho aggiunto il surimi e ho saltato in padella anche lui per circa 3 minuti, massimo 4. In questa fase voi potete già aggiungere le spezie, io le aggiunte dopo. Io in questa fase ho spento il fornello. L'acqua per la pasta ha cominciato a bollire e quindi ho aggiunto la pasta. Queste sono le bavette e vanno cotte per 8 minuti. Se vi va, buttate anche il sale. A cottura ultimata della pasta, scolatela e versatela nella pentola con il surimi, riaccendendo ovviamente il fuoco. Andate a mescolare. Il surimi è molto delicato in questa fase, tende a srotolarsi. Fate piano. Io come spezie ho aggiunto del prezzemolo, del pepe e del curry. Se vedete che la pasta vi risulta troppo asciutta, aggiungete dell'acqua di cottura che serve per mescolare meglio le spezie. Questo è il risultato finale, l'impiattamento. Ci vediamo in un altro video di cucina. Ciao!